Quello che prima abbiamo avuto a che fare con tabelle e voi potete ancora, si possono ancora usare queste tabelle, fare degli esperimenti per vedere anche qual è la variabilità della risposta. Diciamo il trend successivo è stato quello di fornire delle regressioni come questa che vedete disegnata con multivariate, nel senso facendo dipendere appunto, per esempio questa è una regressione lineare in cui contano i coefficienti di la quantità di sabbia, limo, argilla, sostanza organica e più c'è una densità apparente. A, B, C, D, E, F sono dei parametri che sono assegnati generalmente in funzione della suzione. Quindi A, B, C, D, E ed F sono delle funzioni, di, se volete, di psi o di teta. Per esempio, questa è una tabella di questi parametri. Non è difficile costruire un programmino, per esempio in Python, in cui da questa formula e da questa tabella, sostituendo i parametri, si può andare a ricostruire i valori dei parametri A, B e C, E ed F. C'è una grande varietà, un lavoro abbastanza fondamentale, quello di Nemeth del 2006, in cui ridefinisce un po' meglio le classi tessiturali secondo questa categoria che vedete rappresentata qua, tant'è che questa definizione che vedete è ripresa dalla FAO, della FAO e dalla USDA, che è il dipartimento. La FAO è un'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della fame nel mondo e la USDA è il dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti. E quindi da partire da una suddivisione fatta in questo modo delle classi tessiturali vengono poi dati gli dati che servono. Oggi sono 1000 accidenti. Di nuovo, questi sono i parametri di Nemeth o Nemeth. Io tra tutti quelli che vi ho presentato probabilmente userei questi, quelli dati in questa tabella. Esistono, e qui per esempio sono, vedete, le regressioni, già i valori delle regressioni per ottenere teta con S, alfa, N, K con S, e quella quantità lì è L, che non mi ricordo più che cosa sia. In generale potete fare riferimento a dei software che sono disponibili per poter calcolare i parametri delle curve di delle transfer function, quindi ho nominato alcuni. Uno è il SoilPAR di Acutis e Donatelli, che sono degli italiani che si sono sempre occupati di queste cose qua. L'altro è molto famoso, è Rosetta. In realtà Rosetta e anche RFC, che sono i due parametri, i due modelli molto diffusi in giro per il mondo, funzionano in modo diverso, non fanno una regressione lineare, ma usano quel che adesso si chiamano delle tecniche di machine learning, ma quando sono stati fatti non si chiamavano ancora così. Usano dei neural networks per un apprendimento su neural networks per associare a ciascuni tipi di suolo
i valori che vengono, che sono necessari per far girare i codici delle equazioni di Dirichlet. Non è un caso che, per esempio, RedC sia per l'USDA è sempre stata all'avanguardia di queste cose, nel senso che è nella mentalità anche degli statunitensi, di queste grandi amministrazioni degli Stati Uniti, di dare degli strumenti, ma proprio direttamente agli agricoltori, per poter calcolare poi i fenomeni di infiltrazione. L'altro, come vedete, ha Wangenhutten tra i suoi autori, perché evidentemente Wangenhutten è stato uno dei primi, avendo chiuso un po' il cerchio della definizione delle equazioni di Richard, perché lui è stato uno dei primi ad avere a disposizione l'equazione e quindi a porsi il problema di come poi doveva in pratica risolverla. Per quel che riguarda voi, noi useremo delle tabelle che poi vi farò avere.